Ciao amici, visto che mi sto recando a Livigno per il The Guardian, ho pensato che sarebbe carino anche fare il video della comparazione GoPro. Mamma Volvo quanto sei carina, non voglio darti indietro. Che ne dite? Proviamo? Infatti stavo pensando di comparare la Hero 6 con la Hero 7 e vedere appunto l'ipersmooth della Hero 7 quanto può essere funzionale. Mi hanno inviato un sacco di roba e soprattutto provare anche il Karma Grip, questo qui, con magari l'ipersmooth acceso. Comunque vi spiegherò meglio dopo. Bellissimo sto zaino. Di tutti i prodotti trovate il link in descrizione. Mezz'ora di ritardo! Solita magia, in un secondo saremo a Livigno. Pronti? Oh! Voilà! Ho con déjà vu! Com'è la speed? Da qua, Simon, ne hai quanto ne vuoi. Okay. Dritto. E Alex, se ti vuole dire una cosa. Ma Alex! Alex, voglio quella felpa! Allora, finché Simon si scalda, perché ormai è vecchietto, ha le ossa fragili, ha bisogno di scaldarsi, gli faccio due foto. E poi proveremo a fare il test GoPro. E ve lo spiego, eh. C'è anche la Silvia, rumorosa. Che carina lei. Come fa a stare con un burbero così? Arriva Simon e ne ha quanto ne vuole, eh. Tanto è snowpark. Minchia, è andato gigante. Altro giro di Gruber. Dai che devo fare sto video. Ale, arriva di nuovo Simon. Oh. Ale! Allora, la mia idea è di fare un confronto fra GoPro Hero 6 e Hero 7 vicine, se riesco. E per finire la GoPro Hero 7 con il Karma Grip. Vediamo cosa viene fuori, eh. Sempre se Simon si muove. Ecco, altro giro di Gruber. Andiamo a bere una birretta dopo. Era lui, neanche visto, molto bene. Siamo passati dal prosecco al whisky. Salute. Salute. Madonna. Easy. Mi capita mai a me, mai. Allora, visto che ci sono, prima di tutto provo a fare una prova di foto tra la Hero 6 e la Hero 7 con cui sto filmando. Non posso farle vedere tutte e due insieme, in effetti. Proviamo a fare la foto, chissà cosa viene fuori. Boh, qualcosa sarà venuto, ho fatto due giri. Vedremo, vi metterò a confronto le due foto. Andiamo a fare sto video, Simon. Go back. Ora, grazie a questo aggeggino qui, però ora farai una comparazione tra la Hero 6 e la Hero 7. Questa avrà una stabilizzazione normale, mentre la Hero 7 sarà stabilizzata iper smooth. E la metterò qui a fianco a lei. E vedremo la differenza. Non sono un grande videomaker. Vediamo cosa ne esce fuori. Magari tipo in sovraimpressione vi lascio i dati che uso. Cosa ne dite? Provo, eh. Eccolo! Che mongo che sembra. Proviamo il test GoPro 6 vs 7 con Gruber Simon. Siamo al gruppo. Allora, gente, ma lo sapevo! Lo sapevo che si incastrava! Dove vai? Ma che scarso! Hai Gruber la caca dopo! È tutta la notte che scorreggia! Muoviti! Finisce inoltre! Libera, wow. Gruber sul box. Oh. Vai gasato. Quello che vuoi, basta che ti muovi, che mi consumi giga. Oh, là. Che relax. Ti stavo aspettando su, ma mi ero dimenticato che sei Gruber. Era in flash adesso però. Non ho gli step-on oggi, no? Non hai step-on, quindi. Simon, vai Simon. Oh! Miracolo! Ale! Ok, per oggi basta. Simon non ce la fa più. È vecchio ormai, ha bisogno di riposo. Quindi riposino e torniamo domani per la seconda parte del GoPro test. E a far due curve, va. Che cartella che ho tirato prima. Contro l'abita col bastone. Yeah! Flash time. Ale! Oh. E Simon a cagare. Oh. Ma Simon. Cioè, se la GoPro potrebbe prendere le puzze. Ciao. Che schifo. Ale. Oh. Ale. Adesso vi spiego, eh. Oggi finirò i follow cercando di farli anche sui kicker. Sempre se trovo qualcuno che li fa, perché qui sono veramente troppo grossi. La comparazione fra la Hero 6 e la Hero 7 vicine. Poi quello che avevo in mente è di fare anche dei follow con la combo definitiva, che dovrebbe essere la Hero 7 Black insieme al Karma Grip, con magari l'Hyper Smooth acceso. Una roba della Madonna in teoria. Quindi adesso devo solo trovare qualcuno. Non vorrei, ma ho paura di dover chiedere a qualche skier. E vediamo cosa succede. Pronti? Allora, visto che questo qui è una sega, mi dà una mano lui. Christoph Schenk. Con quella roba lì. Per fortuna che c'è Cristo. Madonna. Grazie Cristo. Vediamo, perché io c'ho tanto speed, eh. Io start anche pronto.
Ma un team da close, girl. Vediamo Simon Gruber. Pronto, eh? Sta già filmando? Oh, filma. Andiamo. Vamos. Dai, cazzo, figa. Simon Gruber la prende di brutto. Commento dal Simone. E ora la prova definitiva. Qualche follow con il Karma Grip attaccato a questo bastone, che altro non serve che dare un po' più di stabilità e una presa migliore, e la Hero 7 con Hyper Smooth. Io farò la parte rail, Christoph sempre farà la parte dei kicker. Grazie Christoph, seguitelo, eh. Uno dei pochi skier che seguo e che è bravissimo. Quindi vediamo cosa viene fuori. Ale. Momento. Ale, rechts, Fabio. Take two with Simon. No, c'è ragazzo. Ok. Let's see if he will get it. Ah, Simon, mostraci il drag. Drago. Vamos. Vamos. Madonna, che run! Che run! Che run, vecchio! Bella, vecchio. Simon girando l'ha tirata. Si è fatto un po' male alla spalla e alla testa. Ma tanto la testa è dura, quindi non sente niente. La spalla. Vediamo come sta e se riusciamo a fare sta linea di rail. Altrimenti recupererò qualcuno. Andiamo, eh. Cosa hai combinato? Non lo so. Ho preso un cartellino. Cartellino giallo mi hanno dato. Ho preso stecca? Sì. Dove? Qua? No, qua. Allora aspetta che ti tocco. Aia. Allora, visto che il Gruber è rotto, guardate chi mi tocca andare in giro. Con gli sci, no? No. No? In più, se ti fai un'altra veneta, ti unfollow, Kevin. C'è mezza popolazione veneta femminile che mai va dietro a questo qua. Mai stato in Veneto. Sì. Mamma, che schifo. Prima una domanda alla Silvia. Dimmi. Silvia, io ormai è un po' di tempo che vado via con tuo moroso. Ma il segreto per sopportarlo è vederlo poco. Non te lo posso dire. Che non vi vedete mai? Non è possibile, se no. È anche brutto. Guarda che carini. Io. È terzo incomodo lì. Oh, che tristezza. Ecco, adesso registriamo. E rifacciamo. Ho appena fatto una landa, ho paura. Roby a 2 chilometri. Non registrava! Bevinelli, non so che cazzo faceva quello lì, Zene. L'ombretta a 1 euro. Sì, era buone. Ok, sto registrando! Almeno uno che non si fa male a snowboard. Ragazze, se vedete questa faccia qui in giro per il Veneto, sappiate che ha la figa. Allora. Che brutte immagini che ho in testa adesso. Ok, pausa, birretta, festina. E poi controllo le clip e cerco di capire le differenze, eh. Simon sta un po' meglio, però sembra niente di rotto. Oh. Ma voilà! Ma voilà! Voilà! Che è sbronza, Kevin. Ci hanno offerto neanche una birra. Solo 9. Neanche una, eh. 9. Alle 3:30 dovevamo andare a casa. Ma sono le 7. Vabbè, non è... Chi ha pagato? Lui ha pagato. Che merda! Mai di una tipa. Oh! Eccoci, veloci considerazioni personali sui prodotti GoPro testati. Ciao Muta, ti userò presto, lo sai. Ovviamente la Hero 7 Black è la miglior videocamera che c'è al momento, anche perché è l'ultima. Però testandola con la 6, i consigli che vi posso dare io sono questi. La 6 ha la stessa stabilizzazione della 7, solo con il Karma Grip, secondo il mio punto di vista. Quindi dovreste comprarvi sia questa cosa qui e sia ovviamente avere qualcosa di più ingombrante. Mentre l'Hyper Smooth della Hero 7 Black, questa qua con cui sto parlando e usando, è assolutamente incredibile. Ovviamente la differenza non è enorme tra la Hero 6 e la Hero 7 se la usate in un modo un po', diciamo, concreto, cioè se sapete un po' andare e sapete stabilizzarla, o magari stabilizzate la 6 grazie a un bastone o anche a un piccolo bastoncino tipo un three-way che comunque dà un allungo e un supporto migliore, vi avvicinate abbastanza alla stabilizzazione della 7, anche se non ha niente a che vedere. La qualità dell'immagine è superiore della Hero 7, l'audio è pressoché simile alla Hero 6 e le foto sono un passo avanti della
della Hero 7. La Hero 7 secondo me non ha bisogno del Karma Grip. Il Karma Grip è solo uno strumento in più da aggiungere in eventuali follow, che dà più stabilità, ma davvero l'Hypersmooth della Hero 7 mi ha impressionato, è veramente notevole. Il mio consiglio qual è? Se avete una Hero 5 potete tranquillamente passare a una Hero 7, se avete una Hero 6 o valutate l'acquisto di un Karma Grip, oppure dipende cosa dovete fare. Se dovete fare dei follow abbastanza precisi senza troppe vibrazioni e senza tutto mosso, vi consiglio assolutamente la Hero 7. L'Hypersmooth è davvero un passo avanti. Con questo video, che anche Yaki Dale sarebbe fiero di me, stavo pensando appunto di poterne fare un altro magari la prossima stagione, basato sugli FPS, che ne dite? Anche per questo episodio è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. GoPro mi ha mandato un sacco di roba e quindi vi ringrazio, sono felicissimo di testare i vostri prodotti. Iscrivetevi al canale per favore, è molto importante per me, a voi non costa niente, quindi schiacciate su iscriviti e iscrivetevi. Per chi volesse, ho creato un canale Telegram, ve lo lascio in descrizione, dove pubblicherò le notifiche dell'uscita dei vari video, l'avete chiesto in tanti, ciao Bassano. Per chi volesse vedere le foto che faccio e tutti i miei ultimi lavori, seguitemi su Instagram questo qui, pubblico giornalmente story di dove sono e quindi ci si può trovare per bere due birrette o fare due curvette. Anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima, che sarà molto presto, forse in compagnia tua. Ciao.